Claudia e l'agenzia 5 Stelle di Montebelluna che ha curato l'organizzazione di questa grande gita. Claudia, sei stata brava, gli do un bacio. Il prossimo viaggio lo organizzi anche per me, per Stefano, ben accompagnato, fan script. Tre prenotazioni, però va bene lo stesso. Va bene, non di più, eh. Ma dopo la prossima apparizione in televisione saremo in quattro. Benissimo, Renzo, dov'è Franci? Franci, ma vieni qua, colonna portante di questa grande orchestra, che ti vogliono tutti bene questi fans. Noi ne vogliamo a loro, ma non sarà mai così tanto come quello che ci dimostrano. Davvero, è troppo bravissimo. Bello. Grazie. È la mamma, è la zia. È anche bello, venga qua signora, lo dica. Continua così, sei bello, bravo e continua così, capito? Grazie, grazie mille, grazie mamma. Che bello. Allora, queste amici e amiche che state a casa, che state vedendo musica e spettacolo qui da Novigrad in Croazia, sono testimonianze vere dei fans veri di Renzo Biondi. Adesso fra poco partono perché vanno in gita, però hanno voluto radunarsi tutti qua per essere presenti e testimoni di questo grande successo, di questa grande gita. Renzo, dimmi qualche cosa di te, della tua orchestra. Ma tu vuoi sapere troppe cose, invece sai cosa bisogna fare per conoscere un po' della nostra orchestra? Sì. Bisogna venire nelle nostre serate, questo è importante, e seguirla su musica e spettacolo naturalmente. Tu hai anche un una grande colonna portante che ti organizza tutto, Luciano Piscaro. Esatto, è un grande coordinatore che non mi stancherò mai di dirlo. Esatto, che dobbiamo sempre ringraziare noi ragazzi dell'orchestra, ma non solo noi come orchestra, ma tantissime delle orchestre che girano un po' tutta l'Italia. Perché tu sei bravo, ma lui ha creduto in te e sta credendo ancora in te. Ed è vero, e tu gli stai dando dei grossi risultati. Insieme a me, a Claudia appunto delle 5 Stelle, Luciano Piscaro appunto ha organizzato questo grande, io voglio chiamarlo evento. È un evento straordinario. È una cosa unica perché adesso stiamo preparando un altro viaggio. E sarà unico anche quello perché sarà completamente diverso da questo. Musica e spettacolo! Yeah!